Sì. Però siccome a me serve e preferisco avere, cioè, uno strumento più completo, Con gli in modo da suonare, amplificatori, appunto. equalizzatore, Ma certo. oltre a questo, in modo da suonare varie tonalità nella stessa serata solo con uno strumento, mentre tutti i suonatori di lira calabrese si devono portare presto 3-4 lire, Ah. che avendo lo strumento limitato ed essendo limitati pure loro musicalmente, devono avere uno strumento per ogni tonalità, capito? Perché sono monotonali come musica Oltre a quello, tradizionale loro vuole. sì, anche per questo, perché non avendo la tastiera, qua suoni solo su 3 corde, suoni solo 6 note praticamente, 5-6 note. Quindi con lo strumento completo tu E quante suoni, tonalità gli con lo strumento aggiunge completo puoi il suonare tutte le tonalità che vuoi, perché poi hanno una tastiera senza tasti, come il violino, ma volendo si possono aggiungere anche i tasti che ti danno ancora una maggiore facilità nel trovare le note. Puoi fare quello che vuoi, oltre che puoi suonare anche col plettro, quindi lo puoi suonare anche come strumento a pizzico, anche cose che non puoi fare con queste qua. Quindi diciamo che le differenze sostanziali sono queste. La lira potenziata di Andrea Dai, è un Verdiglione. modello sì, avanzato, che diciamo migliora quelli che sono i difetti e i limiti degli strumenti tradizionali, che comunque vanno bene per chi vuole lo strumento tradizionale, lo costruisco anche, lo faccio lo stesso. Certo. Niente, è tutto qui, dai, quello che riguarda la linea è questo qua. Ti ringrazio. Grazie Al a te. prossimo video.